Ciao a tutti ragazzi di Iron Farm, ben ritrovati in questa nuova puntata della serie Old Italy. Stavolta torniamo in multiplayer, come potete vedere, con il nostro compagno d'avventura Simmer77. Buonasera a tutti. Ed eccoci qua, finalmente tornati di nuovo operativi. Allora, abbiamo fatto avanzare il tempo fino alla giornata, diciamo, di gioco successiva, quindi siamo a lunedì. Almeno mondo dovrebbe corrispondere a lunedì in inglese, giusto? Esattamente. Perfetto, infatti Ok. eravamo a domenica nella scorsa puntata, quindi inizia una nuova settimana. Essendo mattina, come di consuetudine, andiamo a vendere latte, quindi ho già incaricato Simmer di prendersi tutto ciò che gli serve, ovvero botte e trattore, che oggi riprendiamo in mano il 1003 DT, visto che è stato richiesto. Allora facciamogli fare un giro anche a lui, così togliamo un po' di ruggine dal motore. Finché Simmer si va a vendere il latte, così guadagniamo qualche soldino, noi mettiamo a posto le gallinelle. Abbiamo sia la raccolta delle uova da fare, che la stiamo facendo subito. Ovviamente dopo dobbiamo anche dare tutti i trattamenti ai campi, che oggi praticamente ogni campo ha il suo trattamento personalizzato. Sì, perché sono tutti messi uno da una parte, uno dall'altra. Allora, volevo spostare un attimo sto sasso, che ce lo siamo tenuto qua nella speranza che contenga, non so, dell'oro, dell'argento. Ma non è cresciuto niente. Non è cresciuto niente, allora per almeno leviamolo un po' dalle scatole, mettiamolo un po' in disparte. Che qua un po' alla volta bisognerà fare una raccolta sassi, magari prossima lavorazione dei campi che facciamo, se dissotteriamo ancora un po' di sassi facciamo un altro giretto. Esatto. Allora, abbiamo ancora un po' di... Dove mi sono incastrato che non riesco ad andare? Ok. Abbiamo ancora un po' di frumento nella cariola, vediamo se basta per alimentare le nostre gallinelle. Allora, il frumento è su questa mangiatoia qua, con Q scarichiamo, vediamo un po'. Porca miseria, non basta. E allora andiamo a fare il pieno, dai, mettiamoci la Pieno di vista frumento. prima persona. Perfetto, andiamo a spasso con la nostra cariola. Allora, per andare a fare il pieno, cioè sono l'unico, non so se mi viene consentito il termine, ma penso di essere l'unico pirla che va in giro con la cariola su farming, piuttosto di avere i mega Guarda, trattori. sei bellissimo con la È carriera. vero, guarda come sono carino. Anche col mio cappellino tattico, adesso facciamo Poi è vedere. fluttuante, esatto, è Sì, fluttuante. faccio come Michael Jackson con Moonwalking, come si chiamava Esatto, quel passo. sì, una cosa del genere aveva come nome. Allora, teoricamente se mi metto qua dovrei beccare il trigger. Infatti, frumento. Porca vacca, sono stato investito da una pioggia che non hai idea Di di frumento. Ah, frumento. no. Spero che qua c'è quel trigger stupido. Eh sì, lì mi devo bisticciare un po'. Comunque ci sono io che faccio avanti e indietro con la cariola, non faccio manovre, mi giro, e tu che manovri col 1003 per metterti a posto. Esatto. E sembra che sia la cariola motorizzata, no? Che abbia Allora, con il frumento abbiamo quasi fatto. Ah, sai che cosa non ho più guardato? I vitellini bisogna dare un'occhiata, eh. Ci stavo Ah. pensando adesso che, essendo nuova giornata di gioco, Di gioco. bisogna dare un'occhiatina anche a loro. Adesso andiamo a vederli. Allora, scaricherò un litro, sì e no? No, sto scaricando abbastanza, eh. Oppo. Mangiano, le galline. Mangiano qua le gallinelle. Fanno le uova, ma mangiano anche. Allora, mettiamo giù la nostra cariola, che boh, ci deve essere qualche conliso strano, perché di lì non mi faceva andare, ma va bene anche qua. Anzi, spegniamo, che stranamente le nostre cariole vanno in moto. Esatto, spegni la Esatto. carriola.
C'hanno il freno a mano e tutto. Allora, come acqua siamo vuoti, quindi andiamo a fare un rifornimento d'acqua. Gira, 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 gira. Ok. Sei riuscito a caricare? Sì, sono già partito. Qua c'è il rubinetto dell'acqua, ma potrò caricare l'acqua qua? In teoria sì, no, non lo so. Vediamo, R, se mi apro l'F1 non compare niente, quindi devo andare per forza di là. Teoricamente con i soldi del latte dovremmo pagarci più o meno, insomma, o perlomeno in parte, le spese della fabbrica di miele, se vogliamo chiamarla così. Guarda che Esatto. sono andato sottoterra dalle texture del fango. Boh, 100 litri caricati in una frazione di secondo. Neanche la soddisfazione di vedere caricare un po' la botticella, no? Che Esatto. un'ora di strada a piedi e poi... Comunque dicevo, dovremmo pagarci le spese appunto della fabbrichetta di miele che adesso andiamo a spostare, dopo che abbiamo controllato i nostri vitellini, che anche loro, poverini, devono stare dietro. Se tutto è a posto, andiamo a spostare di nuovo il bancaletto di alla segheria, perché non mi fa scaricare. Lag, vediamo dove arrivo. Q non mi fa scaricare, R non mi fa scaricare, con l'F1 non mi apre il menu. Vabbè, mi son bloccato. Sono bloccato anch'io. È successo qualcosa, ma non riesco neanche più a switchare tra gli altri mezzi. Io sono completamente fermo. Anch'io, cioè, si è proprio impallato il gioco. Mi sa anche a me. Ah, porca vacca, adesso? Mi sa che perdiamo tutti... Niente, Mi sa anche a me. Sì, perché vabbè. non riuscirai neanche a salvare? No, adesso sto schiacciando ESC ma non succede niente. Se vado avanti e indietro non succede niente. Aspetta. Ma lì mi si era accesa una spia dell'avviamento. Ma adesso più neanche quella. E Io niente sono raga. fermo. Dobbiamo vedere di risolvere sto problema che non so a che cosa sia dovuto. Se dobbiamo ricominciare, ricominceremo. Ovviamente dietro le quinte non vi faccio vedere di nuovo che alimentiamo le galline. E ci vediamo il problema risolto, dai. Ok ragazzi, allora abbiamo risolto il problema, ovvero abbiamo fatto altri due tentativi e ogni volta che andavo a scaricare l'acqua con la botticella qua, crashava il gioco, si bloccava, si impiantava tutto, non capiamo il motivo perché in realtà l'abbiamo già utilizzata in multiplayer, funzionava, anzi era proprio Simmer che la usava, ma boh, non lo so. Comunque abbiamo provato a scaricare l'acqua con questa botte qua ed è andata, è a posto, funziona tutto. Quindi a questo punto allora, Simmer si sta preparando per iniziare a fare i trattamenti ai campi, che qualcuno è a calce, qualcuno è a NPK, qualcuno a N, qualcuno PK, insomma abbiamo un po' di... Simmer avrà il suo da fare, andare avanti e indietro a fare i cambi... A fare i cambi NNPK. Esatto, cambio prodotto. Poi abbiamo fatto, Simber ha completato la vendita del latte, abbiamo fatto quasi 40.000 euro di latte, quindi ottimo. Non solo ci siamo ripagati le spese che affronteremo stasera, ma ci abbiamo anche guadagnato. Allora, la botticella dell'acqua, facciamo che lasciarla qua, però rompe un po' le scatole. Dove la mettiamo? Non mi ricordo più neanche dove era prima. Ah, era parcheggiata là però. Allora. Qua l'ana come siamo messi? Non è ancora pronta. Vabbè, pazienza. Allora, stacchiamo la botticella. Lasciamola parcheggiata qua. Mettiamo giù il nostro Fiat. Anzi, finché siamo col Fiat.
andiamo a vedere i nostri bei vitellini come sono messi. Ci passo qua, ho fatto la rasetta. Ok, facciamo che parcheggiarlo qua sotto, così liberiamo un po' di spazio in farm. Perfetto. Allora, vitellini, vitellini. Come state, vitellini? Come state? Allora, qua... Ah, ma c'è una mucca qua dietro. Ho visto una mucca attraversare il muro, ho detto mi è scappato il vitello, invece... è a posto. Allora, la stalla è a pieno regime perché abbiamo 5 vitelli, tra cui uno bello grosso, quindi tra poco sarà anche cresciuto. E come siamo messi? Latte ce n'è ancora, paglia ce n'è ancora, quindi per oggi siamo a posto anche qua. Perfetto. Allora, noi andiamo adesso a posizionare il discorso, portiamo avanti un po' il discorso miele. Quindi ci prendiamo il nostro 1003DT, lo riempiamo d'acqua, perché poi ci servirà appunto l'acqua nel, per produrre il miele. 1003DT, però dopo ci dobbiamo venire a prendere anche il 110 col caricatore frontale. Sto laggando a bestia. Sì? No, adesso ho smesso. No, ho smesso. Ah. Avrò avuto un attimo un carico sul processore di qualche elaborazione dei dati. Allora, Simra è al campo 1, adesso lo andiamo a guardare all'opera, lo intravediamo da qua, Non so se voi lo vedete perché è piccolino lì in mezzo agli alberi. È piccolino. Eh sì, perché sono lontano, comunque adesso ci passiamo vicino e lo vediamo. Oh, facciamo un bel giretto da dentro, come si deve. Ma qua alla fine cos'è che stai dando, abbiamo detto? NPK. 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 Esatto. Perfetto. Poi penso qua siamo al primo stadio di crescita. Prossima puntata, che saremo al secondo stadio di crescita, andiamo anche a piantare mais e girasoli. Quindi se non facciamo ora in questa puntata, nella prossima dobbiamo per forza sistemare il campo 22. Campo 22 che l'abbiamo comprato apposta in sostituzione del campo 26 che l'abbiamo adibito ormai a posizionabili, fabbriche varie, quindi man mano che ci servirà posizionare qualcosa a livello di fabbrichette mettiamo lì. Poi al secondo stadio di crescita, che è ora di piantare il mais, oltretutto è ora anche di iniziare a dare un po' di prodotto al vigneto, quindi in prossime puntate si riaprirà anche la questione vigna, probabilmente questione frutteti e quant'altro. Adesso è un po' che non tengo sotto controllo queste cose, quindi mi devo, diciamo, reinformare su quando è ora di piantare gli alberi, quando è ora di raccogliere eccetera eccetera, perché avremo anche mele e pere da raccogliere, insomma, nel giro di 2 o 3 puntate, perché la stagione si sta aprendo. Allora mettiamo giù andando in categoria mod questo qua, il Big Pear, che sostanzialmente è dove viene prodotto il miele, sostanzialmente. Il miele. Costa 20.000 euro, eccolo qua. Allora, e dove lo posizioniamo, perché non rompere scatole? Lo dobbiamo scaricare l'acqua di lì, quindi dobbiamo lasciargli lo spazio per girare dietro, a meno che non lo facciamo ruotare. Così può andare, secondo me così può andare bene. Di qua ci passiamo e lì poi avremo modo di caricare il miele senza troppi problemi. Boh, mettiamolo qua. Mettiamolo lì. Eh sì, bisogna organizzare lo spazio, perché poi quando hai tante cose in mezzo poi non ce la fai. Esatto.
Allora, perfetto, quindi in teoria, rinfrescandoci un po' la memoria, vediamo dove devo andare per vedere che cosa ho e che cosa non ho. Non me lo fa vedere. Oh, strano. Comunque dovremo mettere le arnie da qualche parte e dovremo scaricare dell'acqua qua dentro. Oh, strano che non mi fa vedere quanto prodotto ho È il dentro. monitor. Come mai? Qua non mi fa vedere niente. Vabbè, non importa. Proviamo a buttarci dentro l'acqua, vediamo se me la Vediamo accetta. se va. Ci manca un po' il pomello sul volante di sto 1003. Se avessero il pomello sarebbe perfetto. Allora, usciamo, così vedo come sono posizionato. Sperando che mi accetti l'acqua da sta botticella qua, perché sennò sono fregato. Perché dici che non dovrebbe accettartela? Non lo so, sai che le moto Ah. sono strane. Ora, mi Sì. ricordo che i trigger qua erano quel che erano, quindi bisogna trovare la posizione. R, ricarica. Perfetto. Funziona. Ottimo. Quindi l'acqua me la sta prendendo. Ora ci dobbiamo andare a prendere il 110 per fare tutti gli spostamenti. Mi servirebbe anche, porca miseria, volendo, ma lo faremo un'altra volta, perché c'è ancora un po' di cippato pronto, possiamo spostarlo di nuovo come carburante, ma non importa. Beh, tanto non sei lì col caricatore? No, no, adesso ho preso Ah, il ok. 1003 con la botte, Ok. quindi no. Che è successo qua? Guarda, guarda che collisiona con i trigger delle arnie, sicuro. Sempre un'incognita qua con sto farming. La collisione col trigger delle armi. Sì, sembra che ho detto una roba aliena, però Sì, esatto, sì. però è così. Allora andiamo a casa, portiamo giù la botte. Per adesso la parcheggerò lì un po' alla brutta, perché così non perdiamo tempo a fare i parcheggi. Perché sennò qua non finiamo più. Anche perché dopo di questo, una volta che ho fatto tutto quel discorso lì, intanto tu vai avanti a dare i trattamenti. Poi a inizio puntata cosa ci eravamo preposti di fare, non mi ricordo più. C'era no, nient'altro in realtà. Cioè, eventualmente abbiamo detto se avanziamo tempo diamo la Seminiamo. calce, La calce la... così tiriamo via un po' d'erbaccia al campo 22 e portiamo su un po' il pH, che è veramente basso. Al limite farò quello. Ci passo adesso qua. Porca miseria. Porca miseria. Mi sa che mi sto portando via un pezzo di spigolo. Boh, se sono passato proprio... A pelo, come Sì, si suol ma a dire. pelo è dir poco. Ok, allora buttiamola qua per adesso, così non perdiamo troppo tempo. Andiamo a prendere il 110, dove l'ho parcheggiato? Ah, è qua. E qua ci prendiamo la nostra pinza, come si dice, la nostra forca per pallet. Anche qua. Comunque devo dire che sta mappa qua ci ho fatto un giretto anche nel 17, no? E adesso che è uscita in versione definitiva l'ho guardata un po' bene, diciamo, ci ho fatto un po' Sì. caso. E devo dire che è più bella nel 17 che nel 15, eh? Cioè sono riusciti ad Ah, abbellirla ancora. abbellirla. Sì. Allora, mettiamo qua. Beh, è una bella mappa, eh. Eh sì, peccato che è piccolina, Sì, è perché proprio piccolina.
perché per la serie italiana sto cercando di aspettare la De Terra italica, che verrà fatta nel 17 chiaramente, e quindi giocare una serie su mappa piccola sulla old, cioè, un po'. Cioè, mi piacerebbe, ma non vorrei fare doppia serie nel 17. Esatto. E quindi lì stiamo aspettando, così nel frattempo anche poi, insomma, speriamo di ritrovare qualche mod italiano in più, perché adesso c'è veramente poco. Adesso è praticamente il nulla. Nel 17 per ora c'è qualcosa che ha fatto Riguz, come esatto, no, che lì non ho ancora ben capito, perché se io li ho trovati girovagando tra i vari siti, ma so che li faceva, li metteva su Patreon sotto donazione, cioè ero obbligato a pagare per visualizzare il link di download. Poi diceva che li metteva dopo un tot di tempo fuori donazione, quindi pubblici, però non ho mai capito se l'ha fatto veramente, ma penso di sì, perché boh, non lo so, comunque qualcosa in giro trovi. Comunque vabbè, speriamo che qualcuno si muova, si stia mettendo in moto appunto per produrre qualche mod italiano, per fare qualche mod italiano. Ma se esce la De Terra italica, magari poi si invoglia qualcuno, magari. Esatto, esatto. Speriamo, non sarebbe male. Allora, usciamo così capiamo meglio che cosa facciamo. E facciamo che spostare il bancale, così la segheria riparte di nuovo. Poi le arnie abbiamo anche la possibilità di venderle quando, diciamo, non ci servono più per il miele. Quindi poi dovremo stabilire se guadagniamo di più vendendo il pallet così com'è, forse, o trasformato, diciamo, in arnia per il miele. Allora, vediamo se lo dovresti prendere, in teoria no. Ora lo devo scaricare sempre di là, così vediamo. L'ho presentato tanto tempo fa sto pacco, non mi ricordo più come funziona, è un classico. Non so. L'altra volta l'ho scaricato un po' alla così, Poi a forza di presentare mod. Eccolo qua, perfetto. Bancale a posto, quindi avremo altre arnie. Ora spostiamo questo. Qua più che serie agricola sta diventando anche questa. Vabbè dai, è solo sta puntata qua, poi faremo altre cose. La serie. Allora, in teoria le arnie dovrei caricarle da questo lato qua, visto che prima le collision ci hanno fatto cristonare. Vediamo. Allora, qualcosa c'è, perché vedete che sono bloccato, però. Allora. No, non me le prende, provo ad andare di qua. Non macello tutte le volte. E porca miseria. Adesso ho deciso di farmi cristonare. Così per non... Sì, giusto per restare in tema, perché se farming non ti fa bisticciare... Non è bello. Non è bello. Comunque non dovrebbe essere di qua, perché... Di qua c'è già la cisterna, deve essere per forza di là, però perché non me lo prende? Adesso metto in pausa il video, la registrazione... E vado a vedere, oh là, ce l'ho fatta, vado a vedere la presentazione. Ok, allora, qua ci siamo, adesso facciamo che mandare un ciccinino avanti il tempo, giusto per vedere se parte in multiplayer. Allora, vediamo un attimino,
qualche minutino. Eccolo qua, perfetto. Produzione del miele avviata. Abbiamo 250 litri fatti già di miele. Poi, prossima puntata o tra un paio di puntate, insomma, quanto ci vorrà a produrre il miele, sistemeremo anche quello. Boh, allora, calce. Mi organizzo, ragazzi, per andare a spargere la calce al campo 22. Sì, così mi cerco lo span di calce e ci vediamo di là, appunto, per spargere la calce per lavorare il terreno. Ok, ragazzi, allora, siamo già partiti a dare la calce al campo 22. Mi mancano ancora un paio di passatine. Simmer sta arrivando con il suo bel New Holland e il suo maschio presto per iniziare già a lavorare la terra, ad erpicare in modo da interrare la calce. Come vedete, le erbacce non mancano, che è pieno d'erba infestante dappertutto. Così almeno diamo una passata al campo, togliamo l'erba, tiriamo un po' sul pH e lo prepariamo un po', diciamo, per la semina di o mais o girasoli, perché qua faremo o mais o girasoli. Come potete vedere, il pH qua è a 5.4, dovrebbe essere almeno 6.8, quindi siamo molto bassi. Ok, allora tiriamo su qua, che prima l'ho abbassato per sbaglio, infatti sì, fatto giusto. Togliamo l'ad che a noi non serve e possiamo partire. Oh, sì, me l'ha arrivato, perfetto. Marcia avanti, accendiamo. Ora un paio di giretti di calce, poi mi sa che mi conviene andare a ricaricare prima di andare dall'altra parte. Per non rimanere senza e dover fare. Fare un altro. Vediamo se ce la faccio. Sì, non mi basta mica per fare quel campo di là. In pratica abbiamo visto, ragazzi, che uno dei campi dove bisogna fare trattamenti, che è il campo da fare a calce, avendo già un'umidità molto alta, non conviene fare calce liquido, ma conviene fare calce solida anche di là. Non la possiamo lavorare perché è un campo già seminato, però almeno un pelino il pH lo tiriamo su anche di là. Ok, allora, il nostro maschio è all'opera, il nostro maschione di Simmerone. Il nostro maschione. Esatto, è all'opera. Che nel 15 è rimasto un maschione. Esatto, almeno uno è rimasto, dai. Noi con il nostro bel Landini andiamo a ricaricare di nuovo la nostra bella, il nostro bel span di fertilizzante. E andiamo a fare il campo 24, 4. Se non erro. Ok, guarda che volante alto che ha sto Landini, chissà se nella realtà è così. È così. Sì, è più... come dire, ha... solitamente non è che un volante, diciamo, è in verticale, ecco. Non è che è dritto, certo, è comunque inclinato, certo. Ma non così poco inclinato, diciamo. Sembra più quasi un muletto, diciamo, come proprio da seduto bello dritto. Allora andiamo dentro di qua, tanto il fertilizzante ce l'abbiamo qua, qua tra motte e buche, porca miseria. Ok, mettiamo la retro, perfetto, direi che non mi ricordavo si faceva così fatica a distinguere le texture qua. Sì, è un po'. Allora, come mai che non mi fai ricaricare? Devo per forza svuotarmi. Accendi, attiva, assumi, cambia, abbassa. Porca miseria, mi tocca per forza andare là a svuotare il lo span di fertilizzante per poterlo ricaricare. Ma tua sorella, vabbè. Sì, perché adesso so che vado là, farò sì e no una fila se riesco a farla e poi devo tornare indietro.
Boh, ragazzi, sono le gioie della vita, cioè, faremo così. Ma la bombola del gas l'hai lasciata tu lì fuori dal cancello? No. Che c'è una bombola del gas lì L'hai abbandonata. abbandonata? Poi mi devo ricordare di andare a prendere prima che me la portino via. Esatto, se è piena soprattutto. Sì, è piena, è nuova. Oh, Allora. ma chi è questo incivile che lascia le pietre per terra in mezzo alla strada? Trovo Pietre dappertutto, cioè. Poi magari forano le gomme e si vanno a lamentare in comune e ovunque. lasciano le Esatto. pietre. La buttiamo lì nel laghetto in acqua se riusciamo. Ancora una spintarella. Vai. Hop. Perfetto. Buttate in acqua. Boh, ragazzi, allora arriviamo al campo 24, iniziamo a dare la calce e poi dove arrivo arrivo, perché ovviamente ho poca calce, e poi chiudiamo lì la puntata. Dietro le quinte mi vado a prendere un altro bel carico di fertilizzante, no, di calce, e finirò di dare la calce. E concludi. Eh sì, adesso ho fatto un tratto di strada che, guardando in giro, non me ne sono reso conto tanto, ma probabilmente era una corsa degna dal rally di Monte Carlo, perché Viaggia come di chi è? quei salti ho fatto che... Oh, vediamo se riesco a levarmi dal fango. Allora, mettiamoci bene, tanto qua farò mezzo campo, mezzo passato, sì e no. Ok, tanto in fondo non ci arrivo, ma non importa, poi tranquillo, dietro le quinte finiamo, visto che sono le 11:37, quindi abbiamo il tempo di finire tranquillamente. Buona, ragazzi, allora ringraziamo Simmer per la partecipazione, quindi per l'aiuto. Grazie E noi ci vediamo nella 34esima puntata della serie Old Italy e vedremo un attimo che cose riusciremo a combinare. Magari cominciamo con le viti, iniziamo a fare, facciamo altri trattamenti, facciamo semi da mais e girasole, quindi portiamo avanti altri lavori. Ciao ciao! a te. Ciao a tutti.